Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Un videomessaggio del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli ha aperto la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per celebrare la Festa dell'Europa. Un appuntamento impreziosito anche dall'intervento del Presidente dell'Istituto Universitario Europeo Renaud De Husse. Il 9 maggio rappresenta per ciascuno di noi, cittadini d'Europa, la celebrazione di un percorso di integrazione, di prosperità, di pace che ci ha accompagnato per oltre 70 anni. Mai come in questo momento risuonano attuali le parole, in particolare, di Robert Schuman. Quando, nel 1950 aprì la sua celebre dichiarazione, gli scrisse: L'Europa non potrà farsi in una sola volta, ne sarà costruita tutta insieme, ma si farà attraverso realizzazioni concrete, creando prima di tutto una solidarietà di fatto. La forza di quelle parole. Attraversa la nostra storia comune, ci indica la strada che dobbiamo percorrere. Anche quest'anno, la ricorrenza della Festa dell'Europa coincide con un momento eh, davvero complesso per le nostre comunità, per l'Unione europea e per il mondo. La drammatica crisi del Covid è stata un vero e proprio spartiacque, lo sarà anche in futuro, perché è un evento devastante, inatteso, il virus è riuscito a mettere in evidenza le contraddizioni di un mondo globale senza regole, che specialmente negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che produrre fratture, disuguaglianze nel nostro corpo sociale. Tutto ciò ci pone dei grandi interrogativi come cittadini, come decisori politici. La risposta è che non possiamo tornare al mondo di prima. Mi rivolgo soprattutto ai giovani studenti che sono collegati, che saluto. La pandemia non può essere una parentesi, ma deve essere considerata un'occasione per cambiare, per progettare insieme un futuro più giusto, con meno disuguaglianze. Cercando di dar senso alla festa dell'Europa, la tendazione naturale è di richiamarsi ai padri fondatori dell'Europa. Naturalmente eh, dobbiamo cercare di capire la parte fondamentale del loro messaggio, del loro contributo alla nostra storia. Sappiamo che eh, quando fu avviata la costruzione europea era con eh, dei fini ben precisi, la pace, la ricostruzione. Ormai il mondo è cambiato e questi fini forse non hanno la stessa forza eh, agli occhi delle giovani generazioni, ma dobbiamo chiederci, non ci sono oggi motivi di un'altra natura che eh, ci portano a fare lo stesso tipo di scelte? Prendete ad esempio la situazione che, in cui ci troviamo ora per via della pandemia, è eh, impossibile immaginare che un paese da solo riesca a far fronte ad una minaccia, a una sfida di una tale ampiezza. Va detto che in, questa, eh, in questo contesto il ruolo dell'Europa è stato decisivo, in un campo, eh, permettetemi di ricordarlo, un campo in cui in teoria eh, quello della salute eh, non, eh, non è di competenza europea, eppure abbiamo visto quanto decisivo è stato L'azione la, uh, la, delle istituzioni europee. Successivamente sono intervenuti il presidente della Regione Toscana, Eugenio Gianni, nonché il presidente dell'Aula, Antonio Mazzeo, e gli esponenti della Commissione Europa per sottolineare quanto l'Europa sia un riferimento per la nostra comunità, i nostri ideali, i nostri sogni e il nostro modo di vivere la prospettiva di crescita e di civiltà. L'Europa è il nostro punto di riferimento da un punto di vista anche concreto, nella percezione della gente, oggi, che si parli di vaccino e magari non troppo in positivo rispetto alle modalità con cui l'Europa ha fatto le sue contrattazioni a livello internazionale, o che si parli di recovery fund qui veramente in positivo perché la speranza della ripresa e della ripartenza nasce da questa iniziativa che partita con il protocollo sui 209 miliardi del luglio scorso firmato dal presidente Conte diventa l'elemento per la ripresa, la resilienza, la ripartenza del nostro paese. L'Europa è sempre più nelle case dei nostri cittadini, non solo come rifan, ma anche del settennato dei fondi europei che parte proprio dal 2021 per arrivare al 2027. L'Europa è cruciale nella vita di tutti noi e sempre più deve essere un'Europa che si integra, che parla alla gente. Un segnale importante, oggi abbiamo sempre più bisogno di Europa e tutto quello che noi oggi diamo per scontato, il ruolo che ha giocato l'Europa in questi anni, eh, un'Europa che è uscita dalla guerra più forte grazie alla capacità di persone che hanno creduto davvero a mettere insieme popoli differenti eh, il Manifesto di Ventotene, Altero Spinelli. Spinelli, le parole di Schuman, il 9 maggio 1950. Sono una rotta che noi dobbiamo provare a seguire sempre. L'Europa è luogo di opportunità, è luogo in cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi devono costruire il loro futuro. Certo, l'Europa va migliorata, ce ne siamo resi conto in questi terribili mesi della pandemia. È l'avvio di un percorso che è stato accompagnato anche da altri segnali, ad esempio l'inserimento prima dell'avvio eh, delle sedute del Consiglio regionale anche dell'esecuzione dell'inno europeo. Questo perché? Perché bisogna dal nostro punto di vista partire dai simboli per poi passare ovviamente a un lavoro quotidiano sulla grande concretezza delle opportunità che discendono dall'Europa, perché è sotto gli occhi di tutti che eh, le grandi prospettive legate al Next Generation, al Recovery, passano proprio dalle indicazioni e dalle scelte fatte dal livello europeo e se noi sui territori, nella fattispecie in Toscana, potremo essere in grado di cogliere tutte queste opportunità. Abbiamo iniziato in questi mesi eh, un lavoro che ci porta a dare il nostro contributo, a capire quelli che, sono, che saranno i fondi, quelli che sarà la politica del, dell'Europa e noi essere presenti. E testimoni di quello che dovranno essere poi dopo gli investimenti che dall'Europa arriveranno all'Italia e di conseguenza verranno poi dopo riportati sulla Toscana. Per cui siamo. Eh, al lavoro, abbiamo fatto tante audizioni, abbiamo ampliato le nostre conoscenze e, spe e speriamo, nel, nel più breve tempo possibile, di poter essere a disposizione dei nostri concittadini per poter dare il nostro contributo. Questo Consiglio regionale sembra voler prendere il tema dell'Unione europea più seriamente di quanto si sia fatto finora. Dobbiamo ricordarci che è importante che il rapporto con l'Europa sia sempre bionivoco, cioè l'Europa deve sempre avere presenti quelle che sono eh, le situazioni delle singole regioni e il, questo rapporto di bionivicità deve essere anche propositivo, le regioni devono proporre. Io devo dire che finora la Commissione ha proposto questa festa. Ma in realtà non c'è stata molta attività in più, ci sono state delle audizioni, e le, la proposta che è stata fatta per il PNRR non è stata così forte come noi, noi avremmo voluto, ma soprattutto c'è qualcosa che la Regione Toscana deve dire eh, con forza: che l'Unione Europea avrà senso se tutti gli Stati, tutti i cittadini di ciascuno Stato avranno pari dignità tra loro. L'attenzione resta massima sul tema dei vaccini, la risoluzione approvata dall'Aula prevede di proseguire con più intensità la campagna, concludendo quanto prima la vaccinazione delle persone estremamente fragili, dei caregiver e dei familiari e delle varie categorie già aperte, mentre stanno per partire le prenotazioni dei cinquantenni. La piattaforma informatica ha funzionato e con rapidità si è potuto prenotare. È accaduto eh, prima con eh, i, i 65 anni, poi con i 63 e 64, poi con i 62 e 61 e poi quando abbiamo messo l'anno dei 60enni. Tutto si è mosso in modo eh, sicuramente disciplinato e con eh, capacità eh, di poter accedere alla prenotazione. Eh, io sono contento perché in Toscana oggi ci sono 1.500.000 dosi di vaccino che sono state somministrate. Avremo un nuovo sistema che abbiamo voluto implementare nel nostro, nella nostra piattaforma. La cosiddetta waiting room, ovvero la possibilità di attendere la prenotazione senza che la persona faccia niente, è un meccanismo automatico che ti immette quando c'è spazio e quindi questo ci dovrebbe consentire di procedere dai 50 ai 58 anni. La chiusura di tutte le categorie dei fragilissimi, la, la, la vaccinazione dei caregiver, diciamo di completare le categorie perché molte regioni. Avanzano nelle aperture senza chiudere le categorie di, di chi è più a rischio e invece noi diciamo: chiudiamo intanto quelli più a rischio. E poi c'è un dato che è quello dei fragili: dopo i sessantenni ci sono i fragili, categoria 4 del piano vaccinale nazionale. Noi diciamo: apriamo ora, visto che si incomincia a vaccinare anche i cinquantenni cosa permesso dall'ordinanza di Figliolo, apriamo specificamente questa categoria. Per quanto riguarda l'uso delle monoclonali, ricordo che in Toscana ormai è diffuso su tutto il territorio regionale, ci sono 12 hub, 12 laboratori che le somministrano, eh, i criteri di AIFA per individuare soggetti cui somministrare le monoclonali sono molto rigidi, allora noi diciamo, soprattutto in vista anche del post-estate, fare un tavolo con AIFA per allargare questi criteri, ovviamente si parla sempre di persone estremamente fragili prese nella fase iniziale della malattia. Abbiamo cercato di dare un impulso in maniera positiva mentre invece c'è ancora il PD, il presidente Gianni e soprattutto parte della maggioranza che fa pensare, e dice che la campagna vaccinale in Toscana è andata bene. Non è andata affatto bene, c'è stato un errore originario che oggi paghiamo perché la coperta è corta, se si tira da una parte si scoprono delle categorie del delle parti di popolazione, e così si sta rincorrendo quella che è una campagna vaccinale eh, corretta da effettuare in una regione come la nostra che purtroppo eh, subito dall'inizio non eh, vaccinando correttamente eh, coloro che effettivamente avevano bisogno e, soprattutto, i fragili, gli ultra fragili, in particolare gli ultra ottantenni, oggi ci troviamo eh, comunque eh, in delle posizioni anche a livello Italia sicuramente non positive. Il presidente Antonio Mazzeo ha aperto la seduta ordinaria del Consiglio, ricordando Luana Dorazio e tutte le vittime del mondo del lavoro con un minuto di silenzio. Solo in Toscana da inizio anno sono state dieci, un numero enorme che fa caponare la pelle, ha ricordato. E su questo tema il Consiglio si sta muovendo in maniera importante. Vediamo sono orgoglioso, contento che il fondo per Luana Dorazio eh, a firma Marco Stella, eh, quindi di Forza Italia che è stato portato in Consiglio regionale sia stato sottoscritto, quindi firmato da tutte le forze politiche e votato all'unanimità. Questo certamente non basta, non basta dare un piccolo contributo così come è previsto dalla legge regionale ai propri familiari per eh, addolcire il dolore, se si può parlare di addolcire il dolore, perché quella tragedia lì in Toscana, in Italia e nel mondo non deve più ripetersi. Ecco perché l'appello della madre, da un lato a chiarire quello che è successo, credo che debba essere accolto con estrema serietà e si debba fare il prima possibile per accertare le responsabilità, qualora vi fossero delle responsabilità, e dall'altro mettere in campo tutte quelle azioni per far sì che gli incidenti sul lavoro non avvengano più. Il Consiglio non poteva rimanere in. Sensibile all'evento drammatico e anche alle parole sferzanti che ieri Monsignor Tardelli ha voluto rivolgere a tutte le istituzioni presenti ai funerali e che hanno detto una cosa molto chiara e inequivocabile: Luana e le altre vittime degli incidenti sul lavoro sono lì a guardarci, a chiedere conto, a chiedere responsabilità e impegno e il consiglio regionale non ha lasciato cadere nel vuoto questo invito, ma ha voluto subito proporre una risoluzione condivisa da tutte le forze politiche che impegni la giunta proprio a lavorare al rafforzamento degli strumenti di contrasto eh, per quanto riguarda appunto il tema della, della sicurezza, quindi di rafforzamento della cultura, soprattutto della sicurezza, quindi molto da fare sul piano della formazione eh, sul un concetto di sicurezza che non deve essere vissuto come onere ma come investimento anche nella qualità della produzione che le nostre aziende portano avanti. Una tragedia immane di una ragazza, di una donna, di una mamma, prima ancora di una lavoratrice, è una tragedia e come tale bisogna non soltanto ricordare, non soltanto chiedere maggiore sicurezza ma si deve poter fare qualcosa di più, è il motivo per il quale anch'io in prima persona ho firmato l'atto Condividendo la proposta del Presidente Stella perché si possa fare qualcosa istituendo questo fondo e cercando di dare un contributo anche economico a tutti coloro che si trovano poi nelle condizioni di difficoltà a causa di un decesso di un proprio familiare e allo stesso tempo per contrastare ovviamente le morti bianche sui luoghi di lavoro. Noi abbiamo firmato quella proposta e crediamo che in realtà, eh, lo abbiamo detto e lo proporremo, questa debba diventare anche strutturale perché molte famiglie si ritrovano in forte difficoltà dopo aver perso un proprio caro sul posto di lavoro e crediamo che in questo caso la Regione debba andare a supporto di chi eh, ha bisogno, dobbiamo però anche trasformare in propositivo cercando di portare eh, un contributo a chi ne ha bisogno, perché purtroppo è stato colpito da un lutto che non riporterà indietro assolutamente chi non c'è più, ma che deve dare una mano a chi deve guardare anche al futuro. Tutti i gruppi all'unanimità hanno condiviso la proposta del Presidente Marco Stella di eh, dar vita ad una raccolta di fondi. È un gesto concreto, significativo. Poi a noi sta anche la responsabilità di contribuire nel quadro della normativa nazionale ad aumentare i livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro perché eh, le cosiddette morti bianche, vedere morire una mamma giovane, una ragazza, ma anche altri che nelle settimane scorse hanno perso la vita, altri ragazzi. Eh, per questioni legate al mondo del lavoro è eh, insopportabile. È una responsabilità che ci portiamo tutti sulle spalle e che dobbiamo, in qualche modo, eh, eliminare: nel senso che dobbiamo migliorare la normativa e quindi ridurre questi tragici eventi. Condividiamo la proposta, ma avremmo preferito che fosse allargata. Eh, il vescovo durante l'omelia ha detto una cosa molto forte: Luana e tutti i morti sul lavoro sono tutti in piedi davanti a noi, che ci stanno chiedendo giustizia e tutela. Ecco, dovremmo fare probabilmente un fondo: istituire un fondo non soltanto per eh, Luana Dorazio, ma per tutte le persone che come lei sono tragicamente scomparse soltanto per cercare di lavorare e di portare a casa uno stipendio, e magari l'hanno fatto con passione e con dedizione per il loro lavoro. Dovremmo pensare a, a tutti loro e ricordarci che ogni perdita di vita umana sul lavoro è una grandissima sconfitta per la Toscana.